Il 24 e 25 febbraio si voterà per le elezioni politiche. Per esercitare il diritto di voto sarà necessario esibire la tessera elettorale insieme ad un documento di identificazione valido. Nel caso in cui la tessera fosse deteriorata, l'elettore dovrà presentare presso la municipalità di appartenenza una domanda per ottenere il duplicato e consegnare l'originale. In caso di smarrimento o di furto, dovrà invece allegare alla domanda anche una copia della denuncia presentata presso l'autorità competente. Gli uffici presso le municipalità cittadine saranno aperti in orari straordinari ed in particolare da martedì 19 a sabato 23 febbraio dalle 9 alle 19, domenica dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15. Le votazioni si svolgeranno domenica 24 febbraio dalle 8 alle 22 e lunedì 25 dalle 7 alle 15. Gli elettori residenti all'estero potranno ritirare la tessera elettorale negli stessi giorni ed orari presso la sede centrale del servizio elettorale sita al Parco Quadrifoglio, seconda traversa, via dell'Epomeo. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a rotelle, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi altra sezione del comune priva di barriere architettoniche, esibendo oltre alla tessera elettorale l'attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale. Inoltre, la Napoli Sociale offrirà un servizio di accompagnamento ai seggi. Per prenotarlo è possibile contattare lo 081 795 3246 o 795 3235 oppure inviare una mail all'indirizzo d.bello@napolisociale.it. Al cittadino saranno consegnate due schede, la rosa per la Camera e la gialla per il Senato. Il segno va messo all'interno del quadrato che contiene il simbolo della lista prescelta. Nel caso di liste collegate in coalizione, il segno va posto sempre solo sul simbolo che si vuole votare, ma non sull'intera coalizione o a cavallo di due quadrati. Il rischio è l'annullamento del voto. Non vanno indicate preferenze sulla scheda e non è consentito accedere alle cabine elettorali con telefoni cellulari o macchine fotografiche. Si rischia l'arresto fino a 6 mesi e un'ammenda fino a 1.000 euro.